Cosa l'affascina in particolare di questa chiesa? Ma direi la curiosissima situazione storica, no? Sia nelle sue origini, perché questa chiesa, che è una chiesa dell'osservanza francescana, eccetera, quindi è una tipologia abbastanza diversa dalle chiese ordinariamente che prendiamo in considerazione, perché è una chiesa divisa in due parti, una chiesa doppia si dice, quindi divisa in due parti separate in modo estremamente netto, cioè una parte per i fedeli, una parte solo per il convento. Quali sono state e quali saranno le fasi di restauro della facciata? Con la direzione dei lavori abbiamo valutato il tipo di intervento da effettuarsi, quindi sono un intervento un po' conservativo, diciamo, con piccole integrazioni per dare una lettura sicuramente di stato di fatto originale, anche se non abbiamo più la parte originale della facciata, però insieme alla direzione e insieme al funzionario si è stabilito di fare qualcosa di più per portare in evidenza le parti architettoniche dell'edificio. Medio, diciamo quattrocentesco, quindi in linea di massima è questo l'intervento che noi stiamo facendo, quindi cercare di recuperare tutto quello che c'è e cercare di fare un qualcosina in più per cercare di dare delle migliorie e dare una lettura storica di quello che doveva essere l'edificio, parziale ovviamente perché la facciata non l'abbiamo più. Pulitura, eliminazione degli attacchi bioeterogeni, quindi muschi, licheni. Dopodiché si va a intervenire su una fase progettuale autorizzata, che era il ripristino delle malte di allentamento tra i giunti dei mattoni, quindi andiamo a riproporre delle parti fessurate in maniera tale che si dà una compattezza e si dà comunque un'immagine visiva ben ordinata e con la possibilità che non ci siano infiltrazioni di acqua all'interno di queste micro fessure. Con delle malte specifiche che sono a base di calci idrauliche senza sali, aggregati che sono gli aggregati similari alle malte di allentamento, quindi studiamo un pochino le malte per quello che sono lo stato di fatto, quindi cerchiamo di avvicinarci possibile all'intorno coesistente, quindi a base calce. Quindi noi poi con dell'acqua pimentata, con l'acqua di calce e pimento in polvere stemperato, andiamo a cercare di ammorbidire queste stilature in maniera tale che nella visione ottica d'insieme la facciata rimanga ordinata senza dover vedere tutti questi pezzettini più chiari che darebbero più fastidio all'occhio e anche all'estetica della facciata stessa. Quindi ci sono dei mattoni molto malati, diciamo che sono cronici e sono deteriorati, quindi cerchiamo di sostituire per quello che è possibile sostituire. Andiamo a fare delle spine in barra vetroresina in base alle dimensioni della ricostruzione. Applichiamo dell'epossidico all'interno di queste spine e sulla base di queste spine noi andiamo a armare, andiamo a ricostruire manualmente con del cacciopesto macinato le parti in sagome mancanti. Sulla base di quello, la modanatura, diamo lo rispecchio esatto della modanatura originale, ovviamente ricostruita e poi velata per non evidenziare tutte queste parti. Quindi va mimetizzata in una lettura cromatica ed insieme dalla facciata. Considerando che il protiro è posteriore alla costruzione del complesso, quali saranno i lavori di restauro su di esso e come si rapporterà quest'ultimo con la facciata? Anche questo è un aspetto, credo, molto interessante perché il protiro è stato consolidato, no? Nel rifare il tetto è stato consolidato, eccetera. Si sono trovati degli affreschi che sono nascosti in quello spazio, che sono nascosti in quello spazio lì sotto. E il problema sarà una volta restaurata la facciata che questo striderà forse un pochettino, no? Avendo valorizzato la facciata antica. Qual è o quali sono le fasi di restauro più urgenti? Ma dunque si sta operando sulla facciata, come sempre, ed è una buona regola, sono i tetti le parti più difficili, no, nella conservazione di un edificio. E il tecnico è stato fatto qualche anno fa, è stato revisionato completamente. E poi ci è sembrato che l'aspetto della facciata fosse un altro elemento esposto agli agenti atmosferici, eccetera, così quindi da prendere in considerazione. Anche per un fatto che
noi siamo abituati a vederla come una facciata a mattoni a vista, no? Ma come è stato detto, è ormai noto, eccetera, ecco, era intonacata, e quindi togliendo l'intonaco, è una situazione avvenuta ovviamente molti anni fa, si è esposto l'edificio a una maggiore consunzione o problematiche, sarebbe come se noi ci togliessimo la pelle, ecco, dal nostro corpo. Chiaramente l'organismo andrebbe un po' in crisi. E quindi la facciata, ma poi gli aspetti interni, alcuni propriamente relativi alla conservazione dell'edificio, e quindi procedere a contenere perlomeno l'umidità di risalita, quella che dal suolo, attraverso le murature che sono i mattoni e quindi abbastanza assorbenti, portano l'umidità entro l'edificio. Se poi consideriamo che su questi muri ci sono affreschi anche importantissimi, no? Il deterioramento di questi è evidente. Qual è l'effettiva importanza del dipinto del Fermostella? Sicuramente questo dipinto del Fermostella è importante, io credo, innanzitutto perché è un'opera molto grande, molto, molto articolata, e quindi è un testo imprescindibile per conoscere questo autore. La grandezza anche di questa scena della crocifissione, con tante figure così ben articolata, è sicuramente una particolarità tra le opere dipinte da lui, e questa sicuramente è la più significativa, io ritengo. È in corsa in qualche problema durante il restauro? I restauri comportano sempre tutta una serie di problemi, quindi qua c'erano tanti problemi, innanzitutto conservativi dal punto di vista sia stato conservativo della materia che dal punto di vista estetico. Quindi da una parte c'era la presenza di ridipinture, che sono state l'aspetto un po' più problematico, la rimozione di queste ridipinture, e in certi casi abbiamo dovuto conservarle perché erano irreversibili. Per quanto riguarda la materia, e c'erano problemi di distacco degli intonaci, decoesione dello strato pittorico, e quelli sono stati risolti tecnicamente attraverso opere di consolidamento e fissaggio. Per quanto riguarda la presentazione estetica, c'erano problemi di alterazione e screpolature delle superfici che alteravano appunto lettura unitaria del testo pittorico, e siamo intervenuti localmente con una tecnica di reintegrazione reversibile, quale quella attualmente normalmente diffusa nel restauro, a ridurre l'interferenza visiva di questi disturbi ottici, al fine di riconferire unità di lettura al testo pittorico e valorizzarne i caratteri propri. Terminati i lavori, cosa si potrebbe fare per garantire la conservazione del complesso? Con una manutenzione corretta, ecco, però la manutenzione corrisponde a che cosa? A una vita dell'opera, ecco. Cioè, se un luogo lo restauro, eccetera, ma anche ho la buona intenzione, ho anche i denari per mantenerlo, ma non lo utilizzo, ecco, va di per sé, ecco, inizia subito il degrado, perché finito un restauro deve iniziare la buona manutenzione, se no è stato tempo e denaro perso. Proprio la frequentazione umana nei limiti corretti, perché poi ci sono anche dei luoghi dove
la visitazione, per esempio, il turismo eccessivo determina la consunzione del bene. Bisogna scavalcare certi parametri che non credo che sia il caso del nostro San Bernardino a Caravaggio. Però ecco, se più si riesce a inventare iniziative in questi spazi, è una chiesa, fra l'altro, interessante perché è una chiesa civica, appartiene al comune e quindi ha la sua funzione, giustamente, coerentemente e opportunamente, di luogo religioso, ma si possono fare anche delle cose di natura civica, un concerto, una presentazione, un incontro, ecco. E quindi questi due aspetti inseriti all'interno di uno spazio così bello e così comodo anche da raggiungere, eccetera, credo possano garantire lunga vita. I lavori di restauro conclusi nell'aula dei laici e in particolare la fresca del Fermostella, così come i lavori in corso nelle cappelle e i lavori che andremo a fare quest'autunno esternamente alla chiesa per il risanamento dell'umidità, sono stati tutti finanziati grazie a donazioni di cittadini privati e di aziende del territorio. Abbiamo inserito volta per volta i progetti nel portale ministeriale dell'Art Bonus e i mecenati hanno avuto la possibilità di fare le loro donazioni, beneficiando anche fiscalmente di questa operazione. Stiamo attivando per cercare risorse anche per finanziare il restauro della parte di chiesa dove siamo adesso, che è la parte più propriamente, diciamo, conventuale, la parte che era riservata anticamente ai monaci. È uno spazio affrescato dai fratelli Gagliari nel Settecento, è una dinastia, diciamo, di pittori di origine piemontese, specializzata appunto in questo tipo di scenografie architettoniche. Questo spazio infatti ha questa suggestione, diciamo, anche se si vuole teatrale, ed è una parte della chiesa per lo più sconosciuta, in un certo senso trascurata, e che speriamo quindi di valorizzare con i prossimi interventi.